Tra tante iniziative organizzate dalla Fondazione Carifano, il concorso internazionale per clarinetto è una delle più qualificate dal punto di vista culturale. Presidente Gragnola, quali sono le novità di quest'anno? Il concorso internazionale di clarinetto ormai è giunto alla quarta edizione. Sì, è un'iniziativa che pone la nostra città al centro dell'attenzione internazionale in un settore, quello dell'arte e della cultura, che vuol promuovere, vuol mettere nelle condizioni di giovani talentuosi a livello internazionale che si ritrovano qui a Fano per un concorso appunto dal respiro internazionale. Questa evidenza dei tre anni passati ci conferma che i partecipanti, i giovani, non sono soltanto giovani del nostro territorio nazionale, ma provengono oltre che dall'Europa anche da altri continenti. I vincitori delle scorse edizioni sono giovani che non solo hanno vinto il concorso a Fano, ma che poi abbiamo saputo che hanno assunto ruoli nelle orchestre internazionali, almeno un paio hanno assunto ruoli di primo clarinetto in orchestre internazionali. Quindi questo ci conferma la qualità di questa iniziativa della nostra fondazione. Una novità di quest'anno è che il concorso verrà fatto tutto dal vivo, e quindi tutti i partecipanti, mentre l'anno scorso la prima selezione avveniva in streaming, quest'anno avviene tutta dal vivo, e la giornata conclusiva ci sarà un vero e proprio concerto a favore della cittadinanza. Il clarinetto è uno strumento un po' marginale, anche se il suo suono ovviamente è sempre essenziale nelle orchestre sinfoniche, eppure è uno strumento che dà un po' il timbro a tutta l'armonia che viene eseguita dalle orchestre. In orchestra sinfonica i clarinetti ce ne sono massimo tre, dipende poi da quale brano si esegue, ma ecco. Però il clarinetto è sicuramente uno degli strumenti a fiato più importanti, uno degli strumenti a fiato che ha una sonorità che si adatta veramente molto bene alla musica classica, ma anche a altri generi di musica, e quindi è uno strumento nobile. Non a caso lo stesso Mozart ha scritto per clarinetto, cioè grandi musicisti della storia hanno scritto per questo strumento. Quando si svolge il concorso e che cosa è in palio? Il concorso si svolgerà il 20, il 21 e il 22 settembre. Gli iscritti dovranno essere nella fascia compresa fra 15 e 35 anni. Faremo una prima selezione il 20, ne manderemo in finale verso, diciamo, la finale 15, e poi il sabato decideremo i tre finalisti e domenica mattina li riascolteremo e decideremo il primo, il secondo e il terzo, e il pomeriggio di domenica faremo anche il concerto pubblico. Giuria molto qualificata? La giuria penso che sia una delle più qualificate che si possono fare in Italia, perché abbiamo il primo clarinetto della Scala, Fabrizio Meloni, l'orchestra della Scala, il primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica della RAI, Enrico Maria Baroni, il primo clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli, e abbiamo invitato anche Giuliano Giuliani, che è un fanese anche se abita a Bologna, ma è stato per 40 anni il primo oboe e corno inglese del Teatro Comunale di Bologna. Le iscrizioni sono aperte, scadranno il 2 settembre e già stanno arrivando le iscrizioni, e speriamo che sia un po' come tutti gli altri anni, che vengono ragazzi da tutto il mondo. È venuta una ragazza da Taiwan addirittura, una ragazza dall'America, ragazzi da tutta Europa. Non a caso l'anno scorso ha vinto un portoghese, l'altro anno uno spagnolo, quindi ecco, poi dalle regioni italiane ovviamente.